La disciplina del tiro con l'arco è soltanto terapeutica? Non è soltanto terapeutica, anche agonistica. Tanto è vero che noi partecipiamo alle gare nazionali ogni anno. E io per esempio sono stata 2 volte a Londra, una volta ho preso la medaglia d'oro e una volta sono arrivata quarta. In quanto terapeutica, specificamente terapeutica, come si potrebbe incasellare? Soprattutto per l'equilibrio, perché noi paraplegici, paralizzati alle gambe, l'addome, la schiena non regge molto. Di conseguenza io per esempio tirando l'arco sono obbligata a tirare sul braccio, cosa che normalmente io sto sempre appoggiata col gomito sulla carrozzella, sul bracciolo. Invece così, ecco, io devo fare uno sforzo enorme per fare così e praticamente i muscoli dell'addome si rinforzano. Un parco giochi per bambini, un povero spiazzo di periferia dove un'altalena, una giostra, uno scivolo bastano a rinnovare la storia di una nuova generazione che affronta i problemi dell'esistenza con la carica di felicità, di entusiasmo, di volontà, che è patrimonio di tutti i bambini. Da una parte, una carrozzella ferma, una coperta tirata sul volto quasi a nascondere una vergogna. È un handicappato, un bambino diverso, nella psiche o nel corpo, un essere umano che sperimenta fin dai primi giorni di vita un destino di rifiuto, di esclusione, di emarginazione. Ora le cose stanno cambiando. Poco a poco la scienza, la pedagogia, la stessa società cominciano a capire che è necessario fare di tutto perché questi ragazzi crescano e vivano come tutti gli altri. La parola handicap non è una parola italiana, questo ve lo dice bene il nome, ma ha una storia molto strana ed è molto interessante. La parola handicap è una parola inglese che originariamente stava ad indicare un gioco d'azzardo. Questo gioco consisteva nel mettere la mano, da qui hand, in un cappello, da qui cap, cioè handicap, dal quale venivano estratte a sorte delle monete di valore diverso. In questo senso il termine passò poi nella terminologia sportiva ad indicare una competizione in cui per equiparare le possibilità di vittoria si assegna uno svantaggio al concorrente ritenuto superiore oppure un vantaggio a quello ritenuto inferiore. Poi, in senso figurato, questo termine viene usato correntemente ad indicare un individuo svantaggiato sia per cause fisiche, per esempio un cieco, un sordo, un soggetto affetto da una malattia motoria, oppure un soggetto affetto da un disturbo psichico, per esempio un malato mentale. Cioè, in sintesi, l'handicappato è un individuo che non riesce a raggiungere lo sviluppo maturativo dell'altro cosiddetto normale per cause che sono sempre indipendenti dalla sua volontà. Allora, signore Di Silvestri, adesso facciamo questo lavoro, è molto semplice. Lei guardi attentamente, vede, ci sono 2 archi neri, li vede bene? Allora, lei mi deve dire soltanto qual è il più lungo. Questo. Va bene? Qui, qual è il più lungo? Adesso? Sotto. Va bene. Da quanto tempo lei si occupa di questa problematica? Mi occupo di questo lavoro da 20 anni e lavoro in questa clinica da 15 anni. Mi occupo di disturbi del linguaggio, per adulti cerebrolesi specificamente. Pazienti che hanno avuto una lesione cerebrale per
un ictus cerebrale oppure un incidente che ha provocato una certa lesione dell'emisfero sinistro con conseguente disturbo del linguaggio più o meno grave. La paziente è affetta da un disturbo che si chiama eminattenzione. Lei tende a non prestare attenzione alle cose o agli eventi che capitano dalla sua parte sinistra. Con questo tipo di rieducazione noi vogliamo che la paziente impari a guardare anche le cose che si svolgono dalla sua parte sinistra. Ora, volevo un attimo rifarmi brevemente all'inizio, cioè di come è nata questa parola, per sottolineare come nel diventare o meno handicappati è un rischio che corriamo tutti. Voi sapete certamente, siete tutti appassionati di motorini. Bene, gli incidenti dati dai motorini prima che fosse messo obbligatorio il casco erano notevolissimi e gran parte di vostri coetanei, forse anche di vostri amici, restavano gravemente handicappati da questi incidenti. Questo ve lo dico perché, diciamo, c'è una estrema necessità di accostarsi all'handicap non come un qualcosa che è lontana da noi, ma come un qualcosa che ci sta molto ma molto vicino. Voi dovete considerare che nell'ambito solo dell'età infantile, cioè dalla nascita fino ai 15-18 anni, circa il 13-14% di ragazzi e ragazze è portatore di una difficoltà che poi va sotto il nome di handicap. Quindi pensate a che massa enorme di persone che diventeranno poi adulte, creeranno una serie di rapporti, interferiranno con noi, ma quante sono queste persone? Cioè ogni cittadino, per il fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo nelle condizioni di poter far fronte da solo alle esigenze della vita, e queste possono essere soddisfatte attraverso l'obbligo che incombe sulla collettività di sopperire alle deficienze di chi non è in grado da solo di farlo. E
Questo esercizio serve per la fonazione, per la respirazione e la labiolettura. La respirazione nella scuola materna ed elementare è fondamentale per il linguaggio parlato, perché il bambino sordo, finché non arriva in una scuola, respira solo per vivere. La scuola media Sant'Alessio, fino al 1981, era una scuola media per soli alunni non vedenti. Per superare i limiti di una scuola speciale è stata avviata una esperienza di integrazione fra alunni non vedenti e vedenti, accogliendo nella scuola alunni vedenti del quartiere. Questo rispondeva a un bisogno di superamento di alcune difficoltà che erano insite proprio nelle scuole speciali, cioè garantire agli alunni non vedenti sia la presenza di personale specializzato che di materiale didattico speciale e nello stesso tempo favorire loro l'inserimento in un ambiente più rispondente ai loro bisogni, cioè la socializzazione. Nello stesso tempo questa scuola poi rispondeva anche a bisogni degli alunni normali del quartiere, perché trovava una scuola funzionante a tempo pieno su un progetto di sperimentazione approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'importanza di questa esperienza, soprattutto per i vedenti, era quella di venire a contatto con delle realtà diverse, con compagni che avevano delle difficoltà da superare. E questo richiedeva un impegno da parte della scuola per fornire una struttura scolastica che garantisse, oltre agli insegnamenti di tipo tradizionale, le materie curriculari, anche la presenza di attività integrative nelle quali si creassero delle condizioni favorevoli ai ragazzi non vedenti per il loro inserimento. La famiglia, così come la scuola, così come la società, in senso lato, dove c'è un'interrelazione molto stretta, può accettare un figlio o un soggetto affetto da handicap o può rifiutarlo. Signora, come ha vissuto e come vive la sua esperienza accanto al figlio handicappato? Diciamo che la viviamo bene, ci siamo abituati, affezionati a questo bambino e siamo sereni. Abbiamo rinunciato a tutto per lui, ma lo vogliamo bene, figlio nostro, cerchiamo di tenerlo come si deve e del resto che possiamo fare, più di questo non si può fare. Lei e suo marito vi siete mai concessi una vacanza, uno svago? Mai, nemmeno le minime cose. Le cose importanti che ci possono essere in una famiglia abbiamo dovuto fare fin da che non esistessero, e se c'è una cosa da fare o va uno o l'altro, mai tutti e due insieme. Avete tentato una terapia, una cura, un recupero? Certamente, all'inizio abbiamo provato di tutto e tutto quello che ci poteva essere. Come vive lei questa esperienza? Nonostante i vari sacrifici, è abbastanza bene. In che misura lei può essere d'aiuto a sua moglie nella custodia del figlio? Al 50% in tutte le maniere. Che lavoro fa? Impiegato comunale. Ha altri figli? C'è una figlia, Anna Maria. La malattia del figlio ha influito sull'armonia dei rapporti familiari? No, assolutamente. Piuttosto li ha uniti. Ecco, per esempio, vede, questa è una classe che sto progettando. Potete vedere che praticamente c'è un bambino che ha delle fortissime turbe, no? Dei grossi disturbi di carattere epilettico e soprattutto distro e epilessia. La classe però lo ha accettato completamente, potete vedere praticamente questo bambino perfettamente inserito, anzi quasi toccato dagli altri, con un contatto fisico quasi per dargli una forza, per dargli un calore. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto da sottolineare. Sembra quasi che i compagni intuiscano i momenti di vero male del bambino, i momenti di epilessia,
e li distinguano esattamente da quelli che sono degli atteggiamenti isterici. Mentre accetta il bambino nel momento in cui sta male, indipendentemente dalla sua volontà, nel momento in cui queste manifestazioni sono dovute più alla componente isterica, la classe le rifiuta e quindi fa da freno anche a questi atteggiamenti. Attualmente le crisi sono ridottissime. Anche sono cambiati i rapporti familiari. All'inizio dell'anno, parlando con la madre, con i genitori, c'è la madre che ha le stesse manifestazioni, crisi isterico-epilettiche, e il bambino si identificava in queste crisi isterico-epilettiche e le riproduceva appena le vedeva nella madre. A distanza di 3 mesi, con questa terapia di classe e terapia scolastica, possiamo proprio chiamarla così, queste crisi epilettiche e isteriche, sia nella madre che nel bambino, sono andate diminuendo. Spesso il bambino o il soggetto handicappato viene rifiutato perché, vi dicevo prima, ci ripropone come noi non si deve essere, però come si sarebbe potuto essere. Noi stiamo andando al ristorante, qui nel quartiere. Siamo divisi in parecchi gruppi nei ristoranti. Prima si pranzava tutti quanti in una sala, nella sala che attualmente è la biblioteca. Uscire fuori divisi in piccoli gruppi non è stata una cosa abbastanza facile. Abbiamo provato parecchi ristoranti e alcuni dopo un po' o ci mettevano a mangiare in un angolo o aumentavano subito i prezzi. Rispetto così a stare dentro è un passo importante. Per noi, vabbè, rientra poi completamente nella linea la linea politica del centro, che è quella di inserire, di integrare i ragazzi a tutti i livelli nel quartiere. Ecco, l'integrazione ottiene veramente dei risultati. Noi possiamo fare due ordini di considerazione. Una di ordine generale, che riabilitazione al di fuori del contesto naturale di socializzazione e di vita di relazione non è possibile. L'altra considerazione che possiamo fare è un raffronto fra le prime esperienze di reinserimento e di integrazione del bambino nel contesto naturale di socializzazione del bambino, cioè nella scuola, e le scuole speciali. I risultati sono assolutamente incoraggianti. Cioè l'apporto di stimoli che il gruppo normale, cosiddetto, fornisce al bambino handicappato è assolutamente indispensabile per procedere anche poi ad un intervento di aiuto e di azione volta a migliorare le possibilità funzionali del bambino. Io volevo sapere, è meglio che l'handicappato sia con altri handicappati o è preferibile che venga integrato con i ragazzi normali? Credo che la risposta sia abbastanza semplice. Cioè, se io metto due situazioni, deficitarie assieme, più di tanto non riesco a creare. Se invece alterno una situazione deficitaria con una situazione più ricca, indubbiamente posso migliorare notevolmente il rendimento della situazione più deficitaria. In che percentuale è ereditario l'handicap? Che percentuale? Ereditario l'handicap. Dunque, nell'ambito di un 13-14% di soggetti che presentano un handicap, cioè 13 su 100, io credo che su questi circa un 10-15% siano a livello ereditario, cioè di malattie ereditarie. Quindi è una percentuale per cui chi si deve sposare, voi che siete giovani, questo dovete pensarci per tempo. Oggi c'è modo, attraverso delle indagini cromosomiche, di sapere se io, assieme a quel compagno che ho deciso di mettere al mondo un figlio, se questo bambino mi può nascere fisicamente sano oppure no. Questa è una cosa che va indubbiamente molto approfondita. Come possiamo aiutarli? Ma guarda, qui non con la pietà. Non con la pietà. Non con un amore, così troppo sviscerato, troppo. Bisogna solo considerarli che sono stati più sfortunati di noi. Indubbiamente siamo ancora in una fase di avvio che comporta la realizzazione di nuovi atteggiamenti, innanzitutto da parte dell'opinione pubblica. Una informazione e un atteggiamento dei cittadini e delle famiglie e degli educatori che sia più coerente con la esigenza di non
costruire dei diversi, ma invece di intendere queste condizioni di handicap come l'occasione che viene data a tutta la società per cercare di guardare a traguardi civili che riguardano tutti. Tutti potenzialmente siamo portatori di handicap. L'handicappato in un certo modo, sotto un certo profilo, è colui che ci precede in una esperienza umana che ci spinge a cercare delle condizioni migliori di cui si avvantaggeranno di conseguenza anche tutti i cosiddetti normali. Tra noi e gli handicappati si alza una frontiera che in realtà non esiste, purché ad abbatterla sia il consenso della società.